Ok ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Oggi parleremo del reset metabolico, ossia tutti gli step da seguire per andare a riattivare, tra virgolette, il nostro metabolismo in una situazione di cosiddetta depressione metabolica. Non so quanti di voi, però purtroppo è una cosa abbastanza comune, si sono ritrovati in questa situazione, ossia tendo a mangiare poco e ogni volta che aumento le calorie, ogni volta che metto un po' più di carboidrati e cerco di magari iniziare una fase di bulk, di off-season in generale, subito ingrasso, inizio a prendere tanto grasso, inizio a prendere tanta acqua, mi vedo subito male. Che cos'è che sta succedendo? Magari faccio anche tanto esercizio, tanto cardio, eppure non è come se non riuscissi a veicolare questi carboidrati, si dice non riesco a gestire i carboidrati. Qual è il problema alla base? Oggi lo vedremo in questo video. Per vederlo andremo a fare una premessa un po' di natura ormonale, quindi ahimè, mi spiace per voi, ma la faremo un po' lunga. Allora, partiamo con un discorso di quelli che sono gli ormoni tiroidei, che sono un po' alla base, no? Di questo processo di dispendio energetico, di capacità del metabolismo di essere attivo e quindi di bruciare le calorie che noi andiamo a dare. Normalmente i protagonisti che noi conosciamo sono il TSH, il T4 e il T3, e il T4 è la componente inattiva che viene convertita in T3, che è effettivamente attivo, quindi è il nostro protagonista principale, quello responsabile di tutti gli effetti, tra virgolette, benefici o comunque funzionali degli ormoni tiroidei. Ecco, in una situazione normale, T4, T3 e TSH sono nei range, e molto spesso succede che proprio una situazione in cui si sta in questa depressione metabolica, quando si va a fare un controllo tiroideo, perché quella può essere una causa effettiva di disfunzione metabolica, si vede che è tutto nei range e quindi, ok, scartata questa ipotesi, non è un problema tiroideo. Eppure in molti casi è proprio un problema tiroideo. Qual è il problema? Il problema è che il quadro che vi ho appena dato è incompleto perché manca un personaggio, un piccolo bastardo che si chiama Reverse T3. Ora, il Reverse T3 è un antagonista che compete a livello recettoriale del più attivo T3. Ossia, sostanzialmente, più i livelli di Reverse T3 sono alti, più il T3 non riesce a fare esplicare i suoi effetti. Non riesce a legarsi al recettore, perché c'è proprio questa competizione a livello recettoriale. Però, in una situazione normale di equilibrio non è troppo un problema, perché più o meno la produzione diretta tiroidea prevede un 90% di produzione di T4, un 9% circa di produzione di T3, uno 0,91% di produzione di Reverse T3. Quindi, l'impatto di disturbo, se così vogliamo dire, della funzione del T3 da parte di questo Reverse T3 non è poi così accentuata e non è un problema. Però ci sono dei casi in cui questa produzione di Reverse T3 aumenta e sono dei casi legati all'attività della deidogenasi, quindi un'attività enzimatica della deidogenasi di classe 1 a livello epatico. Però non scendiamo logicamente nei dettagli specifici. Ci basti sapere quelle che sono le cause, perché da qua vogliamo partire. Partiamo da quelle che sono le cause più intime per cui questi livelli di T3 devono di botto aumentare e venire a disturbare l'attività metabolica tiroidea normale. E partendo proprio da queste cause andremo a vedere degli step da fare in fasi per andare a recuperare la nostra funzionalità metabolica, quindi effettuare questo che viene definito reset metabolico. La premessa ovviamente a tutto questo è che riusciate a trovare un laboratorio d'analisi, perché non è scontata come cosa che vi possa valutare i livelli di Reverse T3, quindi da questo punto di vista se riuscite a trovare un laboratorio d'analisi ovviamente avete la certezza che questo ormone è un po' troppo alto e quindi va a competere di nuovo e rompe le scatole al più attivo T3, quindi in questo caso avete la conferma e potete gestirvi e muovervi di conseguenza in maniera certa. Però negli altri casi comunque queste indicazioni che vi darò sono utili a effettuare una fase di reset metabolico, anche tra virgolette diciamo così alla cieca, perché purtroppo non tutti i laboratori d'analisi vanno a fare questo controllo. E soprattutto rivolgetevi ovviamente a un endocrinologo di fiducia, esponeteli l'eventuale problema. Ora, le problematiche di elevazione del T3 sono innanzitutto l'abuso di farmaci, in questo caso dovete eventualmente rivolgervi al medico se vi ha dato una certa terapia da seguire per analizzare la questione insieme a lui. In secondo luogo, una situazione di stress, sovrapproduzione della cortisolemia o comunque di stress surrenale, la cosiddetta adrenal fatigue. E qua mi voglio fermare un attimo perché è una situazione in cui ci ritroviamo molto molto comune e che non riesco a capire perché viene del tutto ignorata dalle persone, o meglio, sottovalutata. Sì, vabbè, sono stressato, però alla fine è normale, no? Un periodo un po' così, questo 2020 è tragico, però dai, ci sta, alla fine faccio fronte a tutto. No, non è che ci sta, perché nel momento in cui abbiamo una disfunzione a livello della cortisolemia, che cosa succede? Che questo si ripercuote a cascata, come abbiamo visto sull'attività tiroidea, ma anche generalmente sulla circadianità del sistema nervoso autonomo. Quindi ci ritroviamo in due scenari: la prima è una flat line del cortisolo, ossia il cortisolo è medio-alto, però non abbiamo quel picco forte che ci tende a rimanere attivi, a far stare energici nei momenti
momento in cui dobbiamo e non abbiamo neanche una situazione di calma cortisolemica che ci permette di andare a recuperare. Quindi abbiamo questo cortisolo sempre là, siamo sempre letargici, distrutti e non riusciamo mai veramente a recuperare. Oppure, secondo scenario ancora peggio, è che abbiamo sì un andamento circadiano, però è tutto sottodimensionato, quindi è tutto molto basso, e questo è proprio una situazione di adrenal fatigue in cui il sorrene semplicemente non riesce a pompare abbastanza cortisolo, così come anche ormoni come per esempio l'aldosterone. Quindi abbiamo uno squilibrio da un punto di vista idrico e di compartimentalizzazione dell'acqua. Insomma, sono scenari che non dovrebbero esserci, però eventualmente, se vi interessa, scrivetelo qua sotto, possiamo dedicarci un video. Generalmente sono conseguenza di una causa di forte stress. Quindi lo stress è il primo discorso su cui intervenire. Modificate per quanto possibile il vostro lifestyle. Se vi siete sobbarcati di impegni che vi distruggono, però dovete farlo per una causa superiore, perché vi sentite costretti, chiedetevi veramente se ne vale la pena. Mettete voi al primo posto in certi contesti, cercate di fare una scala di priorità, perché stare costantemente con l'ansia, stare costantemente sotto stress, porta, come vedete, delle conseguenze importanti. E di nuovo, è assurdo come possiamo sottovalutare l'impatto che ha un imbalance di un ormone così importante nel nostro corpo. Si pensi che da un punto di vista prestazionale gli ormoni vengono usati per arrivare a dimensioni e masse muscolari sovrafisiologiche, quindi hanno un impatto concreto, tangibile. Quindi se abbiamo un ormone che non funziona, non fa quel che deve fare e ha un andamento circadiano totalmente sbilanciato, avremo delle ripercussioni. Questo è un dato di fatto, quindi non sottovalutate lo stress e questo sbilanciamento da un punto di vista della cortisolemia. Ok, questo discorso dello stress illumina e accende due altre possibili cause di questo aumento del reverse T3, ossia l'overtraining, e qua in questo caso dovete necessariamente fare un passo indietro per quanto riguarda l'allenamento. Molto spesso persone che stanno in questa situazione di depressione metabolica si bombardano di cardio, si bombardano di volume di allenamento. Ok, fermi, togliete l'attività cardiovascolare, tenete soltanto un NEAT di più o meno 10.000 passi al giorno per essere comunque attivi, perché fa bene. Detto questo, l'allenamento, diminuite il volume, concentratevi su un volume base che vi permette di avere dei risultati, ma non sovrastressatevi, soprattutto in questo primo periodo, ok? Quindi questo è un primo passo necessario da fare, quel famoso passo indietro per farne poi due in avanti. Ok, in parallelo a questo la situazione è quella di una restrizione calorica accentuata. Purtroppo, per quanto voi vi sentiate di non poter salire con le calorie, stare e continuare in questa situazione di restrizione calorica porta a una continua e costante elevazione dei livelli di reverse T3. Quindi state costantemente peggiorando questa situazione, dovete assolutamente uscirne, e vedremo assolutamente come fare, perché c'è un modo specifico per farlo, mettendosi tra virgolette in sicurezza di non prendere troppo grasso, ok? Però sono step che dobbiamo assolutamente mettere in atto e che dobbiamo assolutamente fare. Altri due problemi sono delle disfunzioni o addirittura patologie epatiche o renali. In questo caso uno screening, delle analisi ovviamente mettono in luce eventuali problematiche. Collegato al discorso epatico, l'abuso di alcol, e qua sapete voi essere giudici di voi stessi. E infine, ragazzi, super importante, andate a vedere il video in merito, i disturbi legati al sonno. Quindi la qualità del sonno, qualità e quantità del sonno nell'arco della vostra giornata. E questo ovviamente va a creare un circolo vizioso, non solo va ad aumentare il reverse T3, ma aumenta lo stato di cortisolemia, che a sua volta va a incentivare l'aumento del reverse T3. Quindi il disturbo del sonno ha un effetto veramente importante, diretto e indiretto, sull'aumento del reverse T3, quindi veramente molto molto accentuato. Quindi è un altro aspetto che eventualmente, anche qua siete voi giudici di voi stessi, dovete curare. Però almeno 8 ore di sonno a notte ed eventualmente una piccola pennichella dopo il pasto, dopo il pranzo, nel primo pomeriggio, perché di nuovo l'Homo sapiens ha un sonno bifasico, quindi questo andamento va per quanto possibile assecondato, allora è sicuramente una buona soluzione. Detto questo, la qualità del sonno, fare una dormita ristoratrice tutta ad un pezzo, eventualmente svegliarsi per andare al bagno ci può stare, però che sia un sonno che riposa, che rigenera. Quindi la fase zero di questo movimento, di questo percorso di reset metabolico, si basa proprio su queste cause, ossia voglio annullare le cause. Lifestyle, cercare di migliorare il lifestyle e ridurre i livelli di stress di nuovo per quanto possibili. Mandate a fanculo la gente, ragazzi, mettetevi al primo posto, non ammazzatevi per il prossimo, per cose impossibili. Chiedetevi sempre se ne vale la pena. Questa è una cosa che dovete fare assolutamente per voi stessi, se no non campate. Questa è una cosa assolutamente importante. Non dico di essere egoisti, ragazzi, però quel pizzico di sano egoismo per sopravvivere, per campare, è assolutamente importante. Secondo luogo, l'overtraining, come detto, ridurre il cardio, ridurre il volume di allenamento a un volume efficace sicuramente, però non esagerato. Riniziare, come vedremo tra un attimo, ad aumentare le calorie e valutare il sonno. Proprio per questo
in questa fase zero, alla base di tutto, c'è un comportamento da un punto di vista di integrazione alimentare che può aiutarvi, ovviamente in base a quelli che sono le cause che avete riconosciuto essere vostre. Sul fronte stress, adattogeni, neurosarge o anche la semplice ashwagandha, che sia certificata KM666, prima di andare a dormire, può dare veramente una mano, sia sul sonno ma in generale sulla riduzione dei livelli di stress. E di nuovo qua l'idea non è semplicemente ok, voglio combattere il cortisolo eccetera, ma ritrovare una circadianità di questo cortisolo. Quindi questo blend e appena sveglio al mattino e prima di andare a dormire, in questo caso il Dimezin, che è il SAM, una molecola che impatta positivamente sull'umore, sul mood e sulla qualità del sonno anche. Oltre a questo, il magnesio bisglicinato, un integratore veramente straordinario, potentissimo. Al di là del magnesio di per sé, che favorisce la clearance di dopamina, la glicina, quindi magnesio bisglicinato con due molecole di glicina, va a favorire una stimolazione del GABA e quindi un ambiente serotoninico. Quindi sia prima di andare a dormire, anche in questo caso un miglioramento del sonno e passaggio in parasimpatico, quindi una situazione di calm down, e anche dopo l'allenamento, proprio per questo effetto positivo sul sistema nervoso autonomo. Di nuovo, lo ripeto, vogliamo ritrovare una circadianità del cortisolo, non abbatterlo, perché sennò continuiamo a far danni. Deve essere alto in una prima fase, in momenti in cui vogliamo essere più lucidi, più attivi. Ora, ciò detto, un altro integratore nel caso in cui abbiate problemi di sonno è un integratore come il Regexil, che permette sia il kick-in, ossia il passaggio da una situazione di veglia alla situazione di sonno, sia anche il mantenimento di un sonno qualitativo durante tutta la notte, che sono due meccanismi di nuovo diversi, perché da una parte abbiamo una stimolazione soprattutto a livello di melatonina, dall'altra abbiamo una stimolazione da un punto di vista dell'ambiente serotoninico a livello cerebrale, ok? Quindi un ambiente che permetta il mantenimento di un sonno qualitativo. Due meccanismi diversi, il Regexil in abbinamento al magnesio bisglicinato è veramente veramente ottimo, e logicamente in questo contesto, proprio per cercare di favorire una ripresa del surrene, della funzionalità del surrene, vogliamo togliere la caffeina. Lo so, per noi italiani è tragica come cosa, però vi assicuro che a parte la prima settimana in cui sarete totalmente fuori di voi, questo è un qualcosa che vi può aiutare veramente veramente tanto. Quindi riduzione della caffeina, se potete toglietela del tutto per queste fasi, ok? Finché non c'è un ripristino del tutto. Ok, questo è il punto principale da cui partire, diciamo la fase zero, il pilastro da cui vogliamo stare. Siamo intervenuti più o meno su quelle che sono le cause dell'aumento del reversi 3, da qua dobbiamo intervenire su questo aumento calorico, ok? Quindi la seconda fase, se così vogliamo dire, la prima fase, questa era la fase zero, la prima fase e la seconda fase sono proprio due fasi distinte per quanto riguarda il comportamento della reintroduzione, in particolare dei carboidrati. Perché dei carboidrati? Perché sono il macronutriente che in primis impatta in maniera positiva sui livelli tiroidei. Perché sì, in una situazione di depressione metabolica abbiamo un aumento del reversi T3, ma nella maggior parte dei casi c'è anche un po' una depressione del T3 e del T4, quindi sostanzialmente della produzione dei tiroidei di per sé. Ok, quindi vogliamo comunque incentivare questa loro funzione il più possibile, e questo si fa soprattutto grazie alla reintroduzione dei carboidrati. Quindi da un punto di vista di grassi e di proteine stiamo a dei livelli medi, lasciamoli così come sono, come le teniamo in questo momento. Eventualmente le proteine stiamo più o meno a un grammo per chilo di peso corporeo, se vogliamo un grammo e mezzo, i grassi manteniamoli su 0,8 un grammo per chilo di peso corporeo, e interveniamo con i carboidrati. Per molte persone si parte da una situazione di carboidrati praticamente nulli, quindi veramente quel 50 grammi derivanti un po' da verdura, da cose del genere. Per altre persone si sta già parlando di un centinaio di grammi, 150, 200, non lo so. Comunque il discorso è come distribuirli, perché qua proprio casca l'asino. Quello che voglio fare sostanzialmente è andare a distribuirli in un contesto in cui vengono utilizzati al meglio, ossia in cui la gestione di questi carboidrati è assicurata. E su cosa posso far leva? Se mi seguite più o meno già lo sapete, quindi c'è poco da spoilerare. Allora, dopo che mi sono allenato con un allenamento intenso, non troppo voluminoso, perché se esagero sul volume vado a creare una situazione di stress, di cortisolemia esagerata, molto alta, che porta a inficiare questo processo, ok? Quindi proprio per questo ho detto riducete il volume, mantenete una buona intensità, uno stimolo allenante concreto, valido, non dovete sottoallenarvi, però riducete il volume di allenamento. Ora, che cosa succede? A livello muscolare c'è una proliferazione, un'emigrazione, diciamo così, membrana dei GLUT4, dei recettori, ok, del glucosio, che normalmente vengono sollecitati dall'azione dell'insulina. Però così vengono sollecitati di loro, perché? Perché il nostro organismo non è stupido, si attiva subito per ripristinare le scorte di glicogeno che sono state esaurite, depauperate dall'allenamento. Allora, a questo punto che cosa succede? Che se vado a mettere carboidrati, quindi i livelli di glicemia aumentano in questa fase, non c'è bisogno che il pancreas stimoli troppa insulina, ma questi carboidrati verranno
vengono subito captati dai GLUT4 in maniera specifica a livello muscolare, perché l'azione dell'insulina li porta sia a livello muscolare che a livello adiposo, ossia stimola i GLUT4 in generale in tutti i tessuti. In questo caso abbiamo una situazione di partizionamento di questi nutrienti specifico a livello muscolare, che vuol dire una miglior gestione degli stessi. Quindi inserire carboidrati nel post-workout ma anche nell'intra-workout. Lo so, sto a carboidrati bassi, devo sprecarli con delle ciclodestrine che bevo durante l'allenamento? Sì, in questa fase è ottimo perché vado a ridurre i livelli di cortisolo verso la fine dell'allenamento e quindi favorisco proprio questo passaggio, questo andamento circadiano del cortisolo stesso, ok? E in parallelo a questo logicamente vado a utilizzarli al meglio. Per cui il mio consiglio è quello di partire dai 30 grammi di carboidrati intra e aumentarli gradualmente fino a 50 e partire almeno da un 50 grammi di carboidrati nel post workout, più un'altra cinquantina intorno all'allenamento, e aumentarli di un 20 grammi a settimana finché non arrivo circa un 4 grammi per chilo di peso corporeo. Posso anche aumentarli 10 grammi a settimana se non me la sento inizialmente, se vedo che accumulo subito acqua, però il discorso è di salire settimana dopo settimana, anche se mi vedo più gonfio, anche se mi vedo un po' più acquoso o acquosa, logicamente il discorso vale per entrambi i sessi, però è importante perché voglio uscire da questa situazione, è molto importante, e vi assicuro che quello che vedete allo specchio inizialmente è un discorso di compartimentalizzazione dell'acqua, perché come abbiamo detto prima c'è una situazione di stress surrenale, quindi l'aldosterone, il surrene, non riesce a compartimentalizzare bene l'acqua, non riesce a gestirla al meglio, quindi è normale che ci sia un accumulo extracellulare, ok? Va benissimo così. Quindi aumento gradualmente fino ad arrivare a 4 grammi per chilo di peso corporeo, il che vuol dire che una ragazza, per esempio, che pesa 50 kg dovrebbe continuare questa prima fase fino ad arrivare a un totale giornaliero di 200 grammi di carboidrati, quindi magari 50 nell'intra-workout, un'altra cinquantina sparsi durante la giornata, derivanti dalla frutta, dalla verdura, da altre fonti che va a mangiare, dall'avena al mattino, quello che vi pare, e un altro centinaio di grammi proprio in questo post-workout. Siamo costantemente andati a salire, quindi per esempio 50 grammi la prima settimana, la seconda siamo arrivati a 70, poi 80, poi abbiamo fatto direttamente 100, oppure abbiamo intanto 10, poi di altri 10, eccetera. Quindi un aumento graduale fino a questo centinaio, quindi 200 grammi totali giornalieri. Per un ragazzo che pesa 70 kg sono invece 280 grammi, ok? Quindi anche in questo caso aumento graduale fino ad arrivare almeno a 280 grammi. Non è una quota alta, però siamo sicuri che già 4 grammi per chilo di peso corporeo che riusciamo a gestire, c'è una risposta a livello, cioè il tiroidei, gli ormoni tiroidei aumentano, così come tutti i processi di natura ormonale, enzimatica, grelina, leptina, eccetera, che mi portano a riattivare il metabolismo. Arrivato qua, voglio assicurarmi di star fermo per 3-4 settimane, in cui continuo ad allenarmi, continuo a mantenere niente cardio, continuo a mantenere un NEAT di 10.000 passi al giorno, non devo stare a camminare tutto il giorno, e continuo a stare a queste calorie e vedo il corpo come va. Il corpo si assesterà in questa fase, starà un po' più tranquillo, ritroverà un equilibrio e ok, ho raggiunto un buon checkpoint, da qua ora devo continuare. Entriamo quindi in una seconda fase in cui l'aumento di nuovo dei carboidrati, fermo restando che proteine e grassi sono dei livelli base buoni, ottimali, che sono soddisfacenti, i carboidrati devono essere ulteriormente aumentati, ma non c'è bisogno di aumentarli necessariamente nel post-workout, anche perché potrei iniziare ad accusare un po' troppo. Vado ad aumentarli nel pre-workout, quindi in un momento in cui, ok, andrò a ripristinare bene o male le scorte di glicogeno, quantomeno vado ad aumentare la glicemia, ma subito dopo mi alleno e quindi questi carboidrati verranno comunque più facilmente utilizzati. Ok, vado ad aumentare, a inserire i miei carboidrati nel pre-workout fino a 1 grammo per chilo di peso corporeo. In successiva battuta inizio ad aumentarli nel post-post-workout, ossia il pasto ancora dopo il post-workout. Quindi mi alleno, 45 minuti, sto tranquillo, prendo il Magnesax e tutto il resto, faccio il mio post-workout e poi dopo 2 orette faccio un post-post-workout e qua pure voglio raggiungere più o meno 1 grammo per chilo. Quindi in questa fase arriverò a 50 grammi, per esempio una persona che pesa 50 kg ha 50 grammi di carboidrati nel mio pre-workout e 50 grammi nel post-post-workout, quindi un centinaio di grammi in più. Per una persona di 70 kg sono in totale un 140 di grammi in più. E già iniziamo a stare delle quote di carboidrati interessanti, perché nel primo caso una persona di 50 kg arriva a 300 grammi di carboidrati, quindi un 6 grammi per chilo di peso corporeo, nel secondo caso una persona di 70 kg arriva a un 28, 29, 30, 31, 32, 420 grammi di carboidrati. Quindi non male come discorso, cioè ci siamo, stiamo raggiungendo dei livelli in cui la gestione è ottimale. Anche in questo caso basta aumentare di un 10-20 grammi di carboidrati a settimana, quindi un aumento lento, costante. Ora,
In questa fase, finito questo discorso, rimaniamo altre 3-4 settimane fermi, tranquilli, lasciamo che il corpo trova la sua omeostasi. Qua il consiglio spassionato che vi do è quello di andare a verificare i livelli ormonali con l'aiuto e un parere di un medico con delle analisi. In questo modo vediamo com'è la situazione. Ci vuole un po' per ripristinare il tutto, però diciamo che tra tutte queste due fasi avremo impiegato un 12 fino a 20 settimane, dipende da quanto veloce siamo andati, ok? Quindi tranquillamente siamo saliti gradualmente, con calma, più o meno i livelli si sono assestati e stiamo tranquilli, stiamo ad un buon punto. A questo punto, da qua ragazzi, il discorso è che dovreste decidere voi e sentire voi cosa fare. Io vi sconsiglio di andare a immettervi in una fase di cut o mini cut successiva, vi consiglio di cercare di mantenervi al meglio in questa situazione, quindi se vi vedete un po' troppo gonfi, se vi vedete un po' troppo grassi, tra virgolette, avete accumulato acqua, quello che vi pare, allora rimanete semplicemente qua, aumentate un filo il cardio, non esagerate per l'amor del cielo, se no torniamo in questa situazione, perché è un equilibrio che ancora deve solidificarsi per il vostro corpo. Quindi inserite un filo di cardio, andate a lavorare molto sull'allenamento e state in questa situazione di normo alimentazione finché non vedete che c'è una risposta del vostro corpo. Evidentemente, se ve la sentite, cercate di forzare un po' di più la salita, non può che farvi bene. E poi, dopo che avete visto che gli ormoni sono a posto, la risposta del vostro corpo è bene, anche tutte le sintomatologie che avete, quindi letargia, stress e tutto il resto, si sono attenuate, allora potete affrontare dei piccoli mini cut non troppo esagerati per tornare poi a costruire, a risalire, eccetera. Quindi sempre questo lavoro di discesa e salita, però questa è eventualmente un'altra storia. Io spero con questo video di avervi dato degli step interessanti da seguire. Logicamente qualsiasi domanda scrivetela qua sotto, come al solito sarò ben lieto di rispondervi per darvi ulteriori delucidazioni. E detto questo ragazzi, vi rimando al prossimo video.